Quando vuoi qualcosa e la vuoi veramente, tiri fuori tutta l'energia che hai. Ilenia ha 26 anni, vive in provincia di Torino e abita nella mansarda dei genitori. Da quando era piccola le piace disegnare. I suoi soggetti preferiti sono elfi, fate e fumetti manga. Ma la sua vera passione sono i rettili. Ha 6 serpenti di varie specie e misure che accudisce con amore. Ilenia si è sempre sentita diversa. Ero cicciottella, ero paffutella, tutti mi prendevano in giro, mi chiamavano Bignè. Le battute iniziavano a essere pesanti. Quindi ho detto basta. Basta, basta tutto. A 18 anni ho fatto questa scelta. Ho detto adesso basta, non ne posso più. Una persona come me si mette in testa, devo arrivare a questo tot di peso. Arrivi a quello e poi dici, vabbè, si può fare di più. Quindi andiamo avanti. Vai avanti, vai avanti, vai avanti. E per te dentro è sempre una soddisfazione e hai una forza che non ce l'ha neanche un esercito. Lì ero piuttosto cicciotta, ero sui 60 e qualcosa. È qua che ne avevo molti, 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 molti meno. Ho pesato meno in assoluto quando sono arrivata. 36 kg. I pantaloni ormai mi volavano addosso. Io ho visto mia figlia così, per le ossa. E lei ancora mi diceva, sei tu che mi vedi così, ma tu sei così. No, mamma. Guarda, io pancia o stomaco non aveva niente, niente, uno scheletro. Si contavano le vertebre, lei. E lei era convinta che era grosso. Ti faccio vedere un paio di pantaloni che riuscivo a mettere solo in quel periodo. 34. E mi stavano larghi. Anche allora, che era solo uno scheletro, lei era convinta che era grosso. Poi quando si è ripresa un po', mi ha detto, mamma, sai, sto mangiando, ma non me ne frega niente. Anche se sto mettendo su qualche chilo, io sto bene. Ho detto, finalmente. Ah, questa era una che mettevo sempre. No, qualcosina ancora ho. Perché, verità, spero di rindossarli. Ilenia non viene a pranzo, vero? No, perché ho proprio lo stomaco chiuso, non Ma ci anche ieri entro lo sera non ho spugno. mangiato niente perché era chiuso. Oggi almeno qualcosina, visto che c'era Non ci qualcosina, riesco. mangio. Mi spiace tantissimo, veramente, veramente, perché sennò so come va a finire, quindi Come va a finire? che mi chiudo in bagno per un'ora e Magra che sono io? guarda, lo farei volentieri, però preferisco evitare. Ilenia non ha affatto risolto i suoi problemi. A volte non mangia, a volte mangia troppo, senza freni, per poi chiudersi in bagno e rigettare. Arrivi al punto che dici ho troppa fame, troppa fame. Allora inizi veramente, veramente a mangiare tanto. Io sono arrivata a mangiare 1 chilo di pasta, a
stare male. E mi hanno portato in ospedale. Quindi essere portata dalla mamma in ospedale per cercare di buttare fuori è bruttissimo. Questo problema si evolve molto velocemente. Inizi con l'anoressia, poi la bulimia, poi c'è chi inizia a tirare di coca per mangiare meno, c'è chi come me beve, perché sennò esci fuori di testa. A me Ilenia mi fa rabbia quando la vedo, questo mi sta succedendo ultimamente, quando la vedo ubriaca, perché poi comincia a chiudermi gli occhi, così mi parla assieme appena appena la capisci, e ogni tanto la vedi che se ne va a finire per terra oppure si deve tenere alle sedie. Dico: Ilenia, perché stai facendo questo? Mamma, non voglio pensare al mio problema. Ma io è da bambino che non mi voglio bene. Non mi sono... Penso che non mi sono mai voluta bene. Se arrivi a questo punto è perché proprio non ti vuoi bene. Perché sennò sai che il tuo corpo ha bisogno di determinate cose, proteine, vitamine, anche grassi. Però quando non ti vuoi bene cerchi di distruggerti. Dormire col pensiero che domani ti svegli e ricomincia tutto da capo è veramente grande. Troppo forte. A volte vorresti non svegliarti.